Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo tornati con Ultimate Team. Dopo un sacco di tempo, ragazzi, voglio portarvi un video dedicato al pack opening, perché proprio oggi, in questo momento, sono le 19, da pochi minuti è uscito il nuovo evento dei Centurioni. Eccoli qua, ragazzi, e prima di partire vi chiedo un massimo supporto, lasciate tantissimi mi piace, superiamo i 300 e vi porto altri video dedicati ai pack opening, magari quando escono degli eventi nuovi come in occasione di questo, così andiamo a cercare, nella speranza di trovare queste bestie sacre. Vediamo Rashford, Gullit, Tomori, sono solo alcuni del team che è uscito proprio nell'evento di oggi. Noi ci proveremo, ma soprattutto questa settimana mi sono tenuto da parte un bel po' di pacchetti, oltre a quelli del negozio ne abbiamo una marea per quanto riguarda i pick, ragazzi, quindi adesso andremo a aprire tutto quanto insieme. Sono circa 50 pacchetti, incrociamo le dita e speriamo di portarci a casa uno di questi centurioni. Questi, ragazzi, sono i pick, sono tantissimi, ne faremo probabilmente altri. Io devo iniziare, assolutamente. Partiamo, 3, 2, 1, ci siamo. Attenzione, partiamo dal secondo, vai. Due giocatori di overall più di 75. Oh, già partiamo con un bel 83 Di Marcone, so che la fede interista mi spinge verso di te, però Luke Shaw è più alto di overall. Ma andiamo col secondo, vai. Attenzione, niente da fare. Che sfiga, poi già ce li ho entrambi. Ok, lui me lo mette direttamente nei doppioni. Ripartiamo dal primo, dai, voglio vedere questi centurioni. Fammeli vedere. Allora, Renders per principio non lo prendo. Prendiamo Aidu. Qua naturalmente tanti doppioni, perché comunque il mio club è già abbastanza pieno, quindi quando non ci sono i doppioni li vado sicuramente a prendere. Qualche giocatore lo andremo a scartare, su questo non ci sono dubbi. Però voglio vedere anche gli overall alti, raga. È un'altra cosa, ma secondo voi le icone possono uscire da questo pick? Io che gioco a FIFA da più di 10 anni non ho mai trovata una in questi pick qua, ma possono uscire? È una domanda che vi faccio. Vediamo. Attenzione, partiamo con Unai Simon. Malissimo, male, male, male. Ripartiamo, dai. Sto facendo uno sì, uno no. Magari porta bene come, assolutamente no, come modalità di apertura. Per ora zero. Cambiamo pagina, dai, una bella pagina fresca. E proseguiamo. Attenzione. Oh, Tchouaméni, non è malvagio. 84, dai, un buon 84. Ma io voglio vedere anche il walkout, però. Dai, vi prego, ragazzi, fatemi godere. Attenzione, niente da fare. Voi, ragazzi, l'avete fatto e ne avete approfittato di questi pick. Tra l'altro io li ho preparati da una settimana e li ho fatti proprio fino all'ultimo minuto, perché scadevano con l'ingresso di questo nuovo evento. Partiamo col prossimo. Niente da fare, ragazzi, non droppano niente, Ok che sono 75 più di overall, però mi aspettavo qualcosina in più, dai. Ti prego, attenzione. Niente da fare. Ultimo anche di questa pagina. Vediamo se ce lo dà. Oh, finalmente il primo walkout. Ok, non sarà utilizzabile, ma perlomeno si può buttare in qualche SBC. Dai, buono, almeno 87. Ecco i nostri doppioni che poi dopo andiamo a sostituire. Vai, ultima pagina. E poi riprendiamo il giro. 82. Sembrante. Per ora veramente male. Un solo walkout, ma soprattutto ne è uscito un if. Un giocatore, vabbè, dei centurioni me lo aspettavo, ma qualcosa di goloso, non lo so, da anche utilizzare magari. Vediamo qua, neanche per il cavolo. Niente, Endo. Endo mi ha dato. Non mi sta dando niente altro che Endo. Prossimo, vamos, dai, ti prego, ti prego. Questo me lo sento. Ancora Luke Shaw, posso. Non me lo dà come già posseduto, perché non l'ho confermato lì, quindi devo prendere il Salmon. Salmon, vediamo il prossimo. Oh, no, 85, dai. Almeno gli overall iniziano un po' ad aumentare. E lei la prendiamo sicuramente. Proseguiamo con i nostri pick. Sangare, next one. Attenzione, niente da fare. Raga, non è facile, Sono più belli secondo me i pick, quelli forse 80 più, e forse sono a tripla scelta, neanche a doppia, però quando verranno messi sicuramente ve li porto. Allora, Eriksen già ce l'ho, quindi lo andiamo a skippare. So che potrei avere il dubbio di averlo scambiabile o non, però come preferisco tenermi più giocatori nel club e magari fare altre sfide di queste, piuttosto che prendere i doppioni e poi scartarli. Attenzione, vediamo il prossimo. Niente, oh, non droppano niente sti pacchetti, oh. Ultimi due. Mi aspettavo da questi pick una marea di giocatori possibilmente buoni. È uscito solo un walkout e un 85. Cioè, dai, scandaloso. Almeno qua nell'ultimo, dai, scrolliamolo per bene. Attenzione, 3, 2, 1...
Ma di speciale almeno dammi un if. No, mi ha dato il giocatore della Coppa Libertadores. Vabbè, teniamo tutti ragazzi. Vediamo se questi due li posso scambiare. Sì, uno dei due sì, vai. Allora, qui abbiamo un po' di pacchetti, anche golosi e interessanti, quindi ce li andiamo a aprire un po' alla volta. Vai, iniziamo. Pacchetto oro. Italiano, portiere, e non è mai nulla di buono. Sportiello, vabbè, ce lo teniamo. Tra l'altro alcuni di questi sono scam, altri no, quindi c'è anche la possibilità remotissima di poter sculare qualcosa. Francia, portiere, dammi un Magnan almeno. Ma quando mai? Altri pacchettini, dai, questi sono quelli un po' più scarsi, infatti qua è tosta trovare, è tosta. Prossimo, dai, ti prego. Angola, ma questo è Zola. Eh sì, Zola, bello. Per la mia squadra sarà ottimo. Allora, due, bello questo, 2,84 più, li teniamo per dopo. Questi sono quelli un po' più carichi. Vai, andiamo in ordine allora. Pacchetto oro maxi, dai. Facci vedere una bella animazione. CC, chi è? E questo è McAllister. Esatto, già doppione, stradoppione, non me ne faccio niente. Forse questo Sancho si vende a qualcosa. Pacchetto giocatori oro premium, dai. Tedesco, COC, Havertz, no, Musiala. Non so quanto stia. O è Muller. No, non farmi. Ecco, lo sapevo. Oro premium maxi. Dai, forza. Uruguay, CDC. Ugarte. Niente, oh, niente. Non dà niente. Prossimo. Attenzione. Ma chi è? Ma chi è? Niente, un if scandalosissimo. 80 ci arriva di oro almeno. Sì, ho preciso. Tiam, wow. E saranno scambiabili, immagino. Guardiamo subito insieme. E infatti, classico. Cioè, se potevo guadagnare 10k, incredibile, non me l'ha fatto fare. Giocatori misti rari piccolo, dai, che in questi qua non si trova assolutamente niente. Abbiamo la conferma. AS, chi è? Del PSV. Allora, l'84, doppio 84 più ce lo teniamo. Andiamo con gli oro premium maxi. Dai, 7 rari, cavolo. Qua devi farmi vedere qualcosa di buono. CC del Manchester, naturalmente Christian Eriksen. Altro poro premium maxi, dai, mancano 3 ragazzi, ne abbiamo aperti quasi 50. DC francese, chi è? Ma no, dammi Varane, non una donna del Lione, infatti è una donna. Almeno Varane valeva qualcosa, a parte che era uno scambiabile, però siccome già ce l'ho. Ah no, forse non l'ho venduto. Però sarebbe stato tanta roba, cavolo. Varane, no scam. Allora, l'84 più voglio tenerlo per la fine. Andiamo con i giocatori rari, dai, questi sono pacchetti da 50.000, Chi è? DC, è una donna anche qua. 85, Bright. Niente workout, neanche in questi pacchetti ragazzi. Abbiamo aperti fino all'infinito, non ci ha dato niente. Pacchetto giocatori rari, dai, attenzione. Chi è? Oddio, questo è il centurione. No, icona, chi è? Oddio. Come on, questo è il centurione. Icona centurioni. Coman, eccolo, 89, tanta roba, l'ho chiamato ed è arrivato. Che carta, bello, pulitissimo, 89 difesa, 86 di fisico, tanta roba. Ma non è doppio walkout, cioè non arriva nessuno che mi fa vedere, mi sembra strano. Coman, e qua devo fare una foto, vediamo cosa c'è sotto. No, vabbè, cazzo, un altro workoutino dentro. Non scambiabile, beh, però è tantissima roba, ragazzi, Come on! Quanto costa questo qua? Questo è forte, Vediamo se c'è già sul mercato. Confronto a prezzo. Beh, oh, mezzo milione di carta, quasi, diciamo, sui 400.000. Tanta roba, ragazzi. Beh, questo va a titolare sicuramente nella mia squadra. Beh, io qua posso ritenermi soddisfatto già, cavolo. C'ho già la clip del video. Vediamo se qua mi fa trovare un altro, magari un giocatore. 84 più, attenzione. Tedesco, COC. No, non Müller. Dammi Musiala almeno. Basta Müller. No, una donna, 87, buona, dai. Forse doppio workout, questa di solito è l'animazione del doppio workout. Girati, sì, un'altra, dai, la festa. Altro 87, dai, vabbè, devo essere sincero. Gli ultimi due pacchetti hanno svoltato. Non sono queste due giocatori, anzi, pardon, giocatrici che utilizzerò. Però per le sfide vanno sempre bene. Però Kuman, ragazzi, che giocatore. Io me lo vado subito a mettere in rosa, eccolo qua. Che bello ragazzi, tanta roba Kuman, bello, bello, bello. Vediamolo meglio anche nelle sue statistiche, ma mi sembra clamoroso, cioè. Vabbè, può fare solo difensore centrale, va benissimo. Guardate che stats, ok, la velocità non è altissima, è un 77, non è male. Poi la alziamo con i vari tiri d'intesa. Comunque c'ha
tiro potente, vabbè, che non ci interessa, palle inattive, quindi di testa può far bene, passaggio lungo o sui lanci, vabbè, poco importa, scivolate mastino. Fatemi sapere che cosa ne pensate, qua la sculata è una tanta roba, davvero. Io vi saluto, lasciate tantissimi mi piace, fatemi sapere cosa ne pensate della sculata che ho fatto, ma soprattutto di questo evento Centurioni, sia delle icon che non, se avete trovato qualcosa, e che dire. Al prossimo video, un saluto da Dav, fatemi sapere se vi piacciono i video sul footer e se devo continuare a portarli. Vi voglio bene, un abbraccio, ciao ragazzi.